Io credo che sia giusto riconoscere i meriti agli avversari e l'inferiorità in uno scontro diretto del genere, perché per tutto l'andamento della partita, sinceramente, non ho mai avuto la sensazione che la Juve potesse rendersi pericolosa in maniera efficace o costruire qualcosa in maniera efficace. Gli unici momenti in cui il cuore un pochettino ha fatto il sussulto è stato quando o battevamo un calcio piazzato o quando provavamo a distenderci con una ripartenza, ma purtroppo sia la ripartenza sia il piazzato sono soluzioni sulle quali l'Inter difende molto bene e ne avevamo parlato. E quindi complimenti all'Inter perché vincono una partita tosta, una partita importante e hanno dato dimostrazione di essere superiori. Superiori tecnicamente, superiori tatticamente, più organizzati. Perché l'Inter è stata la squadra più organizzata, la squadra più convincente. Poi l'Inter ha sbagliato delle cose clamorose. Cioè, io credo che stasera la partita finisce 1-0, perché finisce 1-0, finisce 1-0 con un autogol di Gatti. Però è una partita nella quale Szczęsny ti fa due miracoli praticamente a porta vuota, eh? Cioè praticamente a difesa battuta. Due miracoli, cioè se tu rimani lì aggrappato alla speranza che Miretti possa farti quel cross fatto bene sul finale, perché Szczęsny ti fa una parata su Barella, clamorosa, una parata su Arnautovic, ancora più clamorosa. Quindi è una partita da 1-0 finta, secondo me, questa qui. Dispiace perché io credo che si possa perdere questa partita. Credo che si possa perdere contro l'Inter a San Siro. Sono convinto di questo. Però perdere senza essertela mai giocata davvero fino in fondo un po' mi dà noia. Devo dirvi la verità. Perché lo sapevo, cioè non era una novità che l'Inter fosse una squadra semi-perfetta o difficilmente attaccabile. Però noi abbiamo fatto troppo poco, troppo poco. Io credo che non ci sia stato nemmeno un tiro in porta effettivo per la Juve. Cioè, il pericolo più grande, andiamo a ragionare proprio dei pericoli. Il pericolo più grande che abbiamo creato credo che sia stato quel tiro di Gatti da fuori area, quel bolide, quel missile. Oppure in alternativa, quel cross, di Kostic dalla sinistra in cui non abbiamo trovato la deviazione. Cioè, è un peccato per questa roba qui. È un peccato per questa roba qui. Poi, qualcuno era convinto di vincere stasera? Secondo me convinti ce n'erano pochi. Eravamo tutti orientati verso il fatto che l'Inter fosse la squadra che molto più probabilmente avrebbe poi portato a casa i 3 punti. Però così è stato. Così è stato e mi dispiace perché ci sono state squadre che anche di recente hanno messo, secondo me, decisamente più in difficoltà l'Inter rispetto a noi. Decisamente di più. Mi viene in mente il Genoa. Bene, erano in trasferta, hanno pareggiato. Mi viene in mente l'Hellas Verona, che comunque devono sbagliare un rigore nel finale per portare a casa il bottino pieno all'Inter. Mi viene in mente la Fiorentina, anche loro con un rigore parato la somma nel finale. Noi, secondo me, potevamo fare decisamente di più. Decisamente di più. E stasera si è visto veramente la differenza tra una squadra che è organizzata bene, che è l'Inter, e una squadra che invece quando ha la palla ha dei grossi limiti. E noi possiamo stare qui sempre a parlare dei limiti tecnici, però non sono solo questi. Questo è un dato di fatto. Cioè la Juventus che quest'anno è arrivata giustamente, meritatamente, fino a questo momento qui, fino a questo punto qui, comunque questi limiti, questi difetti ce li aveva anche prima. Abbiamo sempre detti, e
speravo che nello scontro diretto si potessero vedere un pochino meno. Invece stasera abbiamo visto un pochino tanto, un pochino troppo. Cosa cambia stasera? Cambia che credo che il campionato sia finito questa sera. Cambia che credo che sia terminato qui, perché ora andiamo a vederci la classifica. Cioè, l'Inter in questo momento è a quota 57, con 3 punti che si può prendere perché è una partita in meno, può andare a quota 60 e noi siamo virtualmente a meno 7. Concretamente a meno 4, con il Milan che ha 4 punti anche lui. Quindi stasera per noi finisce qui. Stasera per noi game over. La lotta a scudetto credo che difficilmente si riaprirà, perché la sensazione era già questa anche in precedenza, e cioè che quelli che potevano inciampare potevamo essere noi piuttosto che loro. E loro, ragazzi, 10 gol subiti, 51 segnati. Io credo proprio che la Juve difficilmente riuscirà a rientrare all'interno di questo range dell'Inter, che con la vittoria di stasera vola, ma se lo meritano, purtroppo se lo meritano, e noi ci meritiamo di non essere primi, perché se lo scontro diretto che ti può far svoltare davvero, ti può far recuperare, lo approcci così, con un primo tempo che è stato sostanzialmente, non so se definirlo regalato o concesso, cioè ditemelo voi, regalato o concesso, un misto tra le due cose, forse sì, perché la Juve secondo me stasera nel primo tempo si è limitata semplicemente a gestire e a dire vabbè, guarda, se ne fanno anche solo uno è già ok, perché poi ce la giochiamo nel finale. Però non sempre paga, cioè questa strategia paga solitamente contro le squadre che sono più deboli di te, non quelle che sono più forti, e quando trovi quella squadra che è più forte poi diventa complicato, diventa difficile. E quindi ribadisco, questo è un 1-0 con un autogol di Gatti, peccato perché tutte e due le sconfitte stagionali arrivano con l'autogol di Gatti. Sassuolo-Inter, due trasferte, tutte e due con l'autogol di Gatti, però non è una partita da 1-0. Non è nemmeno una partita tra prima e seconda in classifica. Cioè, questa è una partita effettivamente tra due squadre che hanno 7-8 punti di distacco, che in questo momento ce ne sono 7 virtuali. Cioè, quella che doveva essere una partita molto equilibrata, no? È equilibrata soltanto nel risultato finale, che non ti racconta quello che è stato effettivamente il match. Perché io stasera ho visto una grande differenza, una grandissima differenza. E lo sapevamo, ne eravamo consapevoli, però le abbiamo viste. Dispiace perché in più di un'occasione abbiamo visto dei giocatori fare così, Yıldız, Rabiot, dei giocatori fare così, proprio segno che i reparti non erano esattamente gestiti alla perfezione, le distanze non erano gestite alla perfezione. E poi prima vi parlavo degli interventi di Szczęsny, ma c'è, ragazzi, c'è da citare anche il miracolo che fa Bremer nel primo tempo su Coso, su Thuram. Cioè, purtroppo questa qui è una partita con un divario troppo grande. E partita scudetto che si è trasformata in partita certezza. E secondo me questa cosa deve farci riflettere tanto, vista del futuro, ma non per stasera. Cioè, non è che ti aspettavi che stasera Juventus andasse a San Siro a palleggiare in faccia all'Inter, perché la Juve non lo sa fare, però ci deve far ragionare sul futuro, che qualcosa in più probabilmente per il futuro, per le prossime annate, serve prepararlo. Cioè, non è sempre solo il calcio piazzato, non è sempre solo la ripartenza. Abbiamo proprio necessità di ricominciare a organizzare un'azione anche palleggiando da dietro, perché l'Inter stasera 2-3 volte ce l'ha fatto vedere che anche partendo dal portiere, in 2 passaggi, 3 passaggi, si riesce a creare un pericolo grande, grandissimo. Quindi complimenti a loro,
noi lecchiamoci le ferite, facciamo il nostro mea culpa. Io vi dico la verità, io ve l'ho detto quest'estate, ma ve l'ho detto anche stamattina, Juventus non aveva l'obbligo di vincere questo scudetto, secondo me. Secondo me non ce l'aveva. Però eravamo lì ed era giusto ballare. Io quello che avevo chiesto alla Juve era darmi la speranza, la possibilità di rimanere lì dentro la lotta almeno fino a marzo, febbraio, marzo, aprile, quei mesi lì. Ecco, purtroppo il nostro campionato, non ufficialmente ma ufficiosamente, per il sogno, si conclude all'inizio di febbraio. Purtroppo. Purtroppo. Poi, oh, calcio è bello. Stronzo, imprevedibile. Magari l'Inter perde le prossime e le vinciamo noi. Però sinceramente faccio fatica a crederci e non è nemmeno quello che credo che accadrà. Quello che credo che accadrà d'ora in avanti è semplicemente vedere l'Inter che va a consolidare questo primato in classifica e la Juve che prova a mantenere la seconda posizione. Triste, non deluso, triste, triste, sono molto triste, sono molto triste perché c'era un risultato meraviglioso, un risultato che ci faceva rimanere lì e un risultato che ci demoliva ed è arrivato giustamente il risultato che ci ha demolito. Fatemi sapere un po' le vostre impressioni e le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, sono curioso di vedere se sono un po' pessimista io oppure no. Sono veramente curioso.